rischiano un salasso da 75.600 euro, è il limite della sanzione massima, i titolari della ditta specializzata in catering per banchetti di matrimoni e ricevimenti in genere, a cui ha fatto visita la Guardia di Finanza nelle scorse settimane per verificare l'inquadramento del personale di sala all'opera tra i tavoli. Il blitz mirato dei finanzieri inviati dalla sede di Arzignano è avvenuto nella villa storica di Gambellara mentre era in corso una festa di nozze. 7 sono i dipendenti trovati a prestare servizio senza alcun contratto regolare di lavoro, con l'aggravante di aver tentato di sviare le responsabilità ad un'azienda terza che dopo gli accertamenti del 117 è risultata estranea ai fatti contestati. A loro va aggiunto un soggetto risultato irregolare. Le responsabilità in merito all'impiego del lavoro sommerso sono state attribuite a seguito della denuncia unicamente alla ditta che fornisce servizi di ristorazione con sede a Valliona sui Colli Iberici, la cui denominazione sarà resa nota in seguito. Secondo quanto reso noto dai finanzieri intervenuti all'evento dei Fiori d'Arancio di fronte a sposi e invitati, una figura di responsabile presente tra i tavoli ha suggerito ai colleghi di fingersi dipendente di un'impresa con sede a Vicenza per intorbidire le acque e prendere tempo, una mossa smascherata dal team della Guardia di Finanza. Evidente l'imbarazzo dei 7 camerieri, alcuni dei quali giovane età, presenti di fronte alle componenti del gruppo delle Fiamme Gialle. Il personale impiegato in cucina invece è risultato assunto secondo i dettami di legge, ma uno dei 3 lavoratori ai fornelli, come è emerso, è risultato impiegato da un'altra società distinta rispetto a quella impegnata nel servizio, ma con lo stesso soggetto come titolare, pertanto in quel giorno in posizione irregolare e da sanzionare.